nuova puntata di Storie Metropolitane ci porta oggi a pochi chilometri da Torino. Ci troviamo nel comune di Commiana e siamo a Zoom, il primo bioparco immersivo d'Italia. Numeri importanti quello che registra Zoom Torino: 160.000 metri quadri di superficie, più di 80 specie di animali, oltre 10 habitat che riproducono fedelmente luoghi naturali di Africa e Asia. Intanto si chiama Zoom Torino per il forte legame che abbiamo con la nostra città e con il territorio. Proprio riguardo al territorio, noi occupiamoci sopra un numero leggermente superiore ai 280 dipendenti, tutti provenienti appunto dal territorio stesso. Dei nostri 535.000 visitatori, circa la metà provengono da Torino, e quindi siamo molto contenti di questo legame che, diciamo, lo possiamo definire un sodalizio. La crescita di Zoom, soprattutto negli ultimi due anni, è stata molto verticale, la definirei così, in quanto abbiamo raggiunto poco tempo le 535.000 visite e i dati 2023 sono ancora in crescita, e pensiamo tra luglio e agosto di quest'anno di ospitare tra il nostro parco e le nostre splendide spiagge altri circa 200.000 visitatori, e dovremo chiudere l'esercizio con un numero di visitatori tra le 580 e le 600.000 visite, che ci colloca, diciamo, nei top 5 parchi, anche non faunistici, in quanto i faunistici siamo il primo. Insomma, è una delle mete turistiche piemontesi sicuramente più importanti. Speriamo davvero che Zoom possa essere una ricchezza per il territorio. Tutti gli animali che ospitiamo all'interno del bioparco provengono da altre strutture appartenenti al circuito EASA, quindi sono animali nati in cattività, assolutamente non sottratti alla natura, e vivono all'interno del nostro bioparco in totale sintonia con i keeper, che sono coloro che si occupano del loro benessere. Essere keeper vuol dire essere custodi, prendersi cura degli animali, quindi è, diciamo, un po' una vocazione. Lo facciamo con il cuore, ci prendiamo cura degli animali. Il nostro scopo è che gli animali all'interno delle strutture zoologiche stiano bene, quindi non siano stressati. Quindi noi ci adoperiamo per fare degli arricchimenti. Ad esempio, in questi giorni che fa molto caldo, mettiamo i ghiaccioli per tutti, perché è vero che sono animali che in natura vivono al caldo, ma hanno caldo anche loro, e quindi, insomma, distribuiamo i vari ghiaccioli in giro per gli habitat, quindi ci teniamo proprio che gli animali stiano bene. A Zoom non mancano i lieti eventi. Ci puoi raccontare qualche ultimo evento, qualche bella storia metropolitana? Sono contenta che me lo chiedi, perché proprio una settimana fa è arrivato un lemure dal ventre rosso. Noi avevamo qua la femmina, ospitavamo qua la femmina, è arrivato il maschio quest'autunno e insomma speravamo tanto che si piacessero e non pensavamo così in fretta, invece, insomma, è stata una bella sorpresa. E una mattina siamo arrivati e abbiamo trovato così il piccoletto. Importante perché appunto questi animali sono animali che in natura sono molto a rischio di estinzione, e ricordiamoci sempre che una delle mission dei bioparchi giorno d'oggi è proprio quella di conservare le specie. Sognate di passeggiare tra le placide colline del Serengeti e la savana secca, le giraffe, le tigri, i lemuri? A Zoom il sogno diventa realtà, e grazie a bravi keeper il viaggio diventa avventura.